L'ennesima dimostrazione di un campionato veramente strano, pazzo. Calcio è bello per questo, ma in questo caso, devo bisogna dire la verità, è brutto per questo. Purtroppo l'avevamo in pugno, non l'abbiamo mai sofferto, era una partita che controllavamo. Che dire, fa male perché abbiamo preso gol su una spizzata, un gol dietro, che veramente se andiamo a rivedere, sì, errore nostro, per l'amor di Dio, perché non dobbiamo concederlo, però insomma, veramente il calcio è crudele. Nicola, abbiamo detto al mister come si riparte, lavorando e con la convinzione di andarcela a giocare a Livorno. Lo spogliatoio e i tuoi compagni di squadra come stanno? Ma è normale che adesso siamo arrabbiati, ci sono stati minuti dove sono volate parole, però non fra di noi, logicamente. Che dire, noi adesso logico ci ricompatteremo, io sono fiducioso, abbiamo un gran gruppo, non ci dimentichiamo di quello che abbiamo fatto fino adesso, purtroppo è dura, potevamo farcela un po' prima e non molleremo mai niente, anche perché penso che abbiamo ancora una grande possibilità di salvarci. E A quindi Livorno rientra anche un veterano come Bacinovic, probabilmente gli uomini di esperienza faranno anche la differenza in quel tipo di sfide. ma sì, a prescindere da Bacinovic, che è sicuramente è un buon giocatore, penso che chi ha giocato oggi al suo posto abbia fatto bene. Non conta, sicuramente conta anche quello, ma non è solo quello. Quindi noi abbiamo tutte le carte in tavola per far male a Livorno. Basta.